gameplay, ero rimasto che mi ero fermato sempre nel sotterraneo nel deserto e mi ero fermato qui. E avevo appunto completato svariati percorsi. Quindi proseguo. Ah no, prima di tutto vediamo un po'. L'Aide vuole una divisa in carta. Fatta del giornaio. Va bene. Posso dare vari colori. Grigio. Nera. Giallino. Il grigio che sarebbe proprio il colore originale del giornale. Ok. 3 punti in più di difesa. Perfetto. Anche Yoshi vuole bidenti teschio. Che figo. Good. 4 punti più di attacco e 5 punti più di magia. Vai. Così tiriamo un po' di legnate. Gli altri non vogliono niente, quindi vamos. E dagli tutta. Ottieni 5 modelli diversi dell'arma preferita dei diavoletti. Dai. Allora, qua è fatto, quindi devo andare qua, ragazzi. E c'è anche questo personaggio qua. Un vicolo cieco. Chissà cosa sarà quel foro nel muro. Mi domando se quella gemma corrisponde. Ah, giusto. Ottimo. Ora si può proseguire. Dai. E vado da questo personaggio, vediamo un po' chi è. Ma questo è il genio. È il genio Kojima. Beh, che hai da guardare tu? Restituisci subito il tesoro. Oh, che paura mi fai, piccoletto. Sappi che questo deserto è il mio parco giochi. Tutto ciò che appartiene agli abitanti della città appartiene a me. Sparisce adesso. Se non vuoi sentire ragioni. La lampada, dove l'hai presa? Tanto non hai idea di come funzioni. Vuoi recitare il cantesimo? Recita. Allora, proviamo. No, ho sbagliato. Cadabra, ci sarà quasi tutto però senza spazi. Abra. Cadabra. Abracadabra. Risposta sbagliata. Il grande potente genio Kojima. Altro fatto di nuovo. Ma che ti dicevo? Ti avevo detto, piccoletto, non sai nulla. Per lanciare l'incantesimo devi sapere il mio nome. Che peccato, eh? Mi ha dato l'indizio.
cosa ti fotto? Kojima. Come fai a conoscere l'incantesimo? Kojima! Aspetta, 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 fermati un attimo! Kojima! Questo è il tesoro fino all'ultimo gioiello! Che faccio se faccio io? Ti prego, non risucchiami la lapida! Kojima! Lasciami andare, ti supplico! Kojima! Dai su, lasciami andare adesso! Aspetta, fermati un attimo! Kojima! E si trova il tesoro fino all'ultimo gioiello! Ti prego, non risucchiami la lapida! Non mi tocca fare così, sennò la materia è finita. Quindi? Mi dispiace. L'istituto del tesoro agli abitanti della città. Kojima è volato dalla sua città con il tesoro seguito. Bene, bene. E quindi devo tornare indietro. Città di Aridosso. Come si va a città, ragazzi? Eccolo, il nostro Kojima. Sono desolato per ciò che ho fatto. Vieni se trovi il tesoro. Come brilla. Abitanti di Aridosso, ho un bel regalino per voi. Vi farò assaporare l'amaro nettare della disperazione. Non è che ruba il viso anche a cosa? A Kojima, per caso? Vamos. Stiamo andando troppo bene. Speriamo di non incontrare gli amici troppo tosti. Tesoro. Accendi la trappola. Zakan. Attacco. Vai. Vai. Dai, che sverde. Bravissima Gilda. Potrei menare ancora un po' le mani. Fammi la mia e 24 monete, dai. Ho un sassolino nella scarpa. Mi chiedo cosa faccio ora con la persona che abbiamo aiutato. Un mega tesoro, ragazzi. Contenuto camice acqua. Per G. 4 punti più di difesa. E il colore. Questo rosetto ti starà molto bene. Questo rosa qua più accentuato. Vai. Che cappellone. Perfetto. Dai. Ottieni 5 modelli diversi del vestito perfetto degli scienziati. Dai. Se magna. Allora. Vai, Gil. Ok. E vai, Yoshi. Perfetto. Yoshi, corna del... Voglia corna capra. E Raiden, divisa, non ti ho messo bene. Vai di corna di capra. Beh.
Eccole. Colore nuovamente grigio. Sono uno strappo delle corna. Tra difesa 3 punti di difesa in più. Dagli. Benone. Allora, adesso con quello. E vado di roulette. Ora ascolto un po' di queste cose qua. Biberon. Adesso un po' pitaglie. Vediamo cosa fa Pitaglia. Cos'è un cibo tropicale per caso? Sì, più o meno. Il biberon mi farebbe comodo. Non so se sarà per Jill. Caramella punti magia. Ok. Un'altra volta. Non c'è 203. Avete un premio per una vacanza low cost. Ci vado io con Yoshi. Allora vediamo bagagli, passaporti, soldi, vestiti, ricambio, c'è tutto. Si batte! È stata una vacanza meravigliosa. Uff, questo viaggio mi ha stancato un sacco. Però è stato un sogno, no? Anche a massa. Invece la mia carissima amica Jessica, la mia best friend, mi ha detto che c'è un trucco per quanto riguarda il robottino nel gioco salsa carta forbice. Ma io ancora non l'ho scoperto e boh, a parte i movimenti che fa di darsi con la mano, altro non saprei. Vabbè, allora, visto che qua ho trovato questo nuovo cibo, ecco questo. Good. Vai, Raida. Prosciutto. Dai. E Jill. Dai. Quindi, vamos. Papparapappa. Si è fatto giorno. Porco cane, ma questo percorso qua devo sbloccarlo. Cioè, devo completarlo. Andiamo. Vuole tanto un bel pasto caldo. Hai detto qualcosa? Ovviamente vado talpe di qua. La 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 la. Che cosa? Cosa faccio con la persona che dobbiamo aiutare? E giù talpe. Intanto sono bline. Soprattutto quella con gli occhi così. Quelli azzurri. Zampata felina. Che sveglia. Vai Jill. Dai, crepati. Perfetto. 160 monete. Dai. Continua così, Snake. Guardiamoci le piccole gioie della vita. Ah, pure le fatto con gli occhiali. Che cosa bella. Ancora in piedi, eh? Cazzo. Aia, Yoshi.
Malefica. Dai. Dai. Quanto ho preso sto mondo. Il mio video di battaglia è stato facile. Coppa falda e 135 monete. Mi manca il mio micetto. Non sprecare energia. Ma io non ho micetti. Un tessaro. Coppa falda, rarità. E ciò. Sempre insieme fino alla fine. Avrei scommesso che avremmo incontrato un altro mostro. Tra poco entrambi i gruppi sanno di affinità. Ah però, ok. So che io sapevo il gusto, invece no. Gigli invece sì. Tieni Yoshi. Perfetto. Gigli, cos'è che vuoi? Camice elegante. Prossimo giro, dai. Si è fatto giorno. E vamos a città. Ehi ragazzo mio, ascolteresti il racconto di un povero vecchio? Quando credi aver già visto il peggio, arriva dunque del male rovina le nostre vite. Qualcosa di terribile. In un attimo ho rubato tutti i soldi della gente così. Uosh. Al confronto il genio burlone è un dilettante. Nella mia lunga vita mai avevo visto un tale concentrato di malvagità. Mi chieda cosa miri quel terribile duca del male. Ha rubato perfino il viso della povera Alice. Non ha il minimo rispetto per nessuno. Che tragedia, il suo sorriso era pure in un canto. Il duca del male ha preso il volo verso la piramide a nord. Ti prego, pensaci tu, dagli una bella lezione. Ah, infatti gli ha rubato il bel visino. Dov'è? Ragazzi, ci sono anche le piramidi, pensate un po'. Ok. Saria e All Might. Qui c'è un riferimento a Legend of Zelda. Ok. Salve. Incredibile. Non è un compito facile trovare tesori nascosti. Oh, salve. Sono Carpen, esploratore al tuo servizio, ma soprattutto al mio. Stavo tracciando la mappa della grande piramide per il diletto e il profitto. Vabbè. Non hai ascoltato nemmeno una parola vera. Dicevo che il duca del male è un gran seccatore, credi? Non ti importa niente di niente vero? Non può parlare, stupida. Non la mia capire. Inquietante. Non sapevo che ci fossero anche gli alieni. Ah, ecco che ha fottuto pure il genio, immaginavo. Tutti concentrati nella piramide. Chetti. Questa sparsa di qua. Va bene. C'è un bel po' da fare, ragazzi.
Tanto vado qua, visto che sono qua vicino. Let's go. La colazione non era male. Meglio non della Yoshi. Anche qua sono stati rubati i volti delle persone. Che ne farà mai il duca del male? Secondo me non lo scopriremo mai. A meno che non gli diamo la caccia, forza, andiamo a stanare il duca del male. Sì, io. Avanti. Siamo inarrestabili. Tiriamo già da sverghe. Non mi sento molto bene. Già. E dai, questi nemici. Porco cane. Però non possono più darmi. Che stecche. Leggi. E dai. Fantastic. Yuppie. Scorpione cotto, scorpione cotto. Non c'è stato per te. Bleh. Ho un sasso di una scarpa. Ci sono i cibilari qui intorno? Io abbiamo appena finito la parte già 1. Due trovazioni diverse. Che sverga. Vai Jill. Non vai. Tripla sverga. Stiamo che domani mattina si trova la cacciacca. Altri due scorpioni cotti e 200 monete. Dai. Cibo, cibo, cibo. Vorrei dei vestiti nuovi. E si è fatta notte. Bivio, notte a sale. E dai, stai tagliando. Mi sento la grande. Scusa, non ti stavo ascoltando. Oh. Snake è stordito dal caldo. Oh, non sarà mica un minaccio. No, sembra vero, mi riposerò un attimino. Adesso un fumbo a me però. Che dolore. Snake è seduto sugli aghi. Che sono sciapo pure a me. Qualcuno mi toglie gli aghi dal sedere. Esatto. Ma siamo andati su giorno giorno di tanti tipi doppia. Potere divino. Il piede a punti saluti più potente. Passa da 100 a 120, dai. Salvarea più sicura. Il recupero della salvarea ora avviene più velocemente. La gratitudine di chi è salvato ha aumentato il tuo potere. L'intermito abito ti considera un faro di speranza nella notte. Ora continua pure a fare vestiti rimasti. Ah, ho tirato la prossima ricompensa a 600 visi. Ora andati a fare. Insieme ragazzi. Dai, livello 8 di scheda simpatia. Altruismo. Offri lo snack un alleato se non ne ha più a disposizione. Livello 11 di scheda simpatia. Vabbè. Guarda Yoshi, cosa sta facendo? Gli occhi che fanno un troppo ridere. Allora, Raiden, visto che non conosce il gusto dello scorpione, ti è piaciuto, no? È stato un po'. E a noi tre fa schifo, quindi è inutile che... Anzi, Raiden, doppio. Ok. A noi tre fa schifo, quindi nada.
sasso catafogice. Ehi, ti fa una partita sasso catafogice? Ma sto guardando, ragazzi, la scrigna che c'è sta scritta. Vabbè. Sono pronto a regalare 500 monete a chiunque riesca a battermi. Fammi vedere di cosa sei capace. Una partita costa soltanto un tagliando. Gioco, gioco. C'è scritto anche nella schermata in fondo quel codice là. Allora. Zerkan. Ah, guarda, mi dispiace. Beh, dai, avrei fortuna la prossima volta. E lo scrive anche là in piccolino il codice. Però scusate un attimo, ragazzi, c'è l'icona della fotocamera, vediamo un po'. Non c'è mai cliccato. Perché ha fatto la foto? Boh. Sono pronto a regalare 500 monete. Chiunque riesca a battermi. Ci riclicco. Boh. Non capisco, ragazzi. Fatemi vedere. Esci, faccio. Carta. Che due coglioni. Boh. Forse ho capito, ragazzi, i tasti che c'ha il robottino. Tasto blu, tasto verde, tasto rosso. Probabilmente è l'ordine delle combinazioni da eseguire, insomma. Ok, adesso ho fatto verde. Ok, adesso provo ad essere così. Rosa. Ah sì, è proprio quella combinazione. Ho indovinato. Sì. Adesso blu. A cazzo. Vaffanculo. Ma no, cazzo. Ma zocca, si è fatto blu. No, vaffanculo. Ma vai a fare in culo. Pam pam pam. Ok. Bene, ragazzi, questo è un video qui. Spero sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.